Buonasera, buonasera da Onda TG, in primo piano i disagi per i referti del Covid-19 in ritardo. Oggi sono tre nuovi casi di coronavirus tracciati dalla ASL in Valle Peligna, ancora contagi tra giovanissimi, rischio di un nuovo fronte Covid a Prato La Peligna. Facciamo il punto nel nostro servizio. Sono tre i nuovi casi di Covid-19 in centro Abruzzo tracciati dalla ASL nella giornata del 19 maggio. Tutti risultano tracciati, ma inseriti in ritardo sulla piattaforma regionale. Il cambio del laboratorio per il processo dei tamponi dall'IZS di Teramo all'ospedale di Avezzano avrebbe causato infatti un problema informatico tra la rilevazione del dato e l'emissione del referto. In poche parole, gli operatori non riuscirebbero a captare l'esito del tampone dal laboratorio, per cui devono collegarsi di volta in volta su altra piattaforma. Questo permette di tracciare nuovi positivi e ricostruire la filiera dei contatti, ma potrebbe causare disagi in ordine all'allungamento dei tempi della quarantena, come si è verificato un po' dappertutto in queste ore in provincia dell'Aquila. Un disagio che non mette in condizione gli operatori di lavorare al meglio, anche se gli stessi, proprio negli ultimi giorni, stanno tenendo il ritmo. Stiamo lavorando per risolvere il problema, assicura il direttore del Dipartimento Prevenzione ASL, Domenico Pompei, confermando il disagio legato al ritardo dei referti. In ogni caso, i nuovi positivi risultano così domiciliati: uno a Pratola, uno a Raiano, uno a Secinaro. Il caso di Secinaro è legato a un contagio da ritorno, mentre a Pratola e Raiano sono risultati positivi due giovanissimi di 17 anni, già in sorveglianza con la classe di riferimento, la quarta dell'istituto agrario, dove salgono a 4 i casi accertati. In particolare, un nuovo fronte di contagio potrebbe aprirsi a Pratola, poiché sono risultati positivi al test antigenico rapido due congiunti del 17enne, i cui contatti sono da ricostruire. Un fronte Covid che coinvolge l'ambiente scolastico, contenuto grazie al sistema di tracciamento e prevenzione, che conferma l'importanza di tenere alta la guardia nonostante la situazione di relativa tranquillità dal punto di vista epidemiologico. Scendono intanto a 97 gli attuali positivi in centro Abruzzo, di cui 44 domiciliati a Sulmona. Infine, nelle ultime ore, un 88enne di Pratola Peligna è stato ricoverato nella medicina Covid dell'Aquila dopo un passaggio ospedaliero in area grigia. 70 km per il vaccino, ma non sono in elenco. Una disavventura che è capitata a tre utenti della costa abruzzese oggi nel centro vaccinale di Sulmona. Ancora denunce e disguidi in città, anche se oggi, per quanto riguarda la campagna vaccinale in atto, si sono registrati numeri più alti. Vediamo com'è andata nel nostro servizio. Numeri alti oggi per la campagna vaccinale in centro Abruzzo, ma non senza disagi e disguidi di carattere amministrativo. Nel centro vaccinale di Sulmona si sono presentati tre utenti provenienti dalla costa abruzzese, per lo più da Chieti e Pescara, che sono stati convocati dal sistema nel giro di 24 ore, ma non risultano in elenco. Per cui, per ricevere la prima dose del vaccino anti-Covid, devono attendere il termine della seduta vaccinale, sperare in qualche dose avanzata. Un evidente problema al sistema di prenotazione, che nulla a che vedere con il lavoro nei centri vaccinali che procede spedito. La difficoltà del sistema amministrativo a reggere il ritmo si è vista anche a Castel di Sangro. Negli ultimi giorni è stato inoculato il vaccino ad utenti di Chieti e Lanciano. Per la tanto attesa dose bisogna insomma macinare chilometri. Problemi infine si sono registrati anche agli utenti peligni che questa mattina, prenotando il vaccino sull'apposita piattaforma regionale, hanno trovato la prima sede disponibile in provincia di Pescara. Il Tribunale per i diritti del malato, intervenuto sull'argomento, ha chiesto lumi alla ASL. Oggi intanto sono state recuperate le seconde dosi annullate nei giorni scorsi per carenza di forniture. Sono circa 800 le dosi programmate per l'inoculazione in centro Abruzzo, 301 a Sulmona, carcere compreso, 240 a Pratola, 240 a Castel di Sangro. Le dosi di Moderna sono arrivate in prestito, contando le virgolette da Pescara, mentre un nuovo carico di Pfizer, circa 10.000 dosi, è giunto a destinazione proprio in queste ore. Anche noi siamo vittime del dovere, con questo motto, con questo grido, scattare questa mattina la protesta davanti ai cancelli del carcere di Sulmona da parte della polizia penitenziaria. Pochi gli agenti in servizio, per giunta, meno la gran parte, avanti negli anni. Il nostro servizio.
Pochi agenti rimasti in servizio, per lo più con un'età avanzata. Una seduta straordinaria aperta del Consiglio Comunale, una manifestazione nella centralissima piazza 20 Settembre, sono alcune delle iniziative rese note questa mattina dai sindacati UILPA, USPP, SINAPPE, nel sit-in tenuto davanti ai cancelli del penitenziario di Piazza Le Vittime del Dovere. Non è un caso che la UIL ha posto i suoi loghi sotto questa tabella, se non altro perché vittime del dovere lo sono anche i colleghi che stanno lavorando circa 3 volte di più rispetto a quanti di anni ne avevano 20, oggi ne hanno 50, per cui lascia a voi immaginare con che stato d'animo e soprattutto con quale forza ed energia operano in questi contesti così delicati i poliziotti penitenziari di Sulmona. La UIL ha proprio posto l'accento su questa tematica, cioè sull'età avanzata dei poliziotti penitenziari che operano negli istituti abruzzesi in generale e di Sulmona in particolare. Un'età media che ovviamente rende difficile il rapporto con questa professione. Fino ad oggi si è cercato con qualche unità che il provveditore distaccava da un istituto all'altro di andare a sopperire quelle carenze che c'erano momentanee, ma oggi non è più possibile neanche fare questo perché la carenza è talmente cronica a livello regionale che tutti gli istituti stanno tutti nelle stesse condizioni, quindi noi abbiamo bisogno di un aiuto dal Ministero. Non stiamo parlando di giovanotti, ma di personale che ha superato ampiamente i 50 anni e di conseguenza dover lavorare sotto organico per un periodo prolungato sta creando non poche difficoltà alle unità di polizia penitenziaria che stanno in servizio alla casa di reclusione di Sulmona. I dati sono sotto gli occhi di tutti, è evidente la carenza del personale del ruolo agente assistenti, non a caso insieme ad altre organizzazioni sindacali abbiamo chiesto l'immediato reintegro del personale con non meno di 60 unità, non sono numeri capziosi, inventati, sono numeri circostanziali. Nonostante le ripetute proteste, appelli e manifestazioni, i problemi che si vivono all'interno del penitenziario sembrano ignorati dalle istituzioni e della politica, relegati come fatto meramente sindacale. Stamattina però tutti i rappresentanti sindacali hanno precisato che stavolta non si fermeranno a questa ennesima protesta. Intanto per il caro estinto arriva un'altra casa funeraria a Sulmona che apre in piena zona residenziale. Sul tavolo del comune c'è una diffida. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Apre una nuova casa funeraria per il caro estinto. La nuova struttura è stata realizzata in via Edward Lear a Sulmona, in piena zona residenziale, come previsto dall'articolo 26 della legge regionale 2020, secondo la quale è consentita, previa comunicazione al comune competente, l'utilizzazione temporanea di immobili privati siti nelle immediate vicinanze o parte di essi, per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico, per una sola volta, per un periodo non superiore a 2 anni. Una deroga alle disposizioni urbanistiche che prevedono in città la distanza di 50 metri dagli edifici. Non solo ci siamo avvalsi di questa deroga, ma abbiamo seguito tutta la filiera delle procedure, ottenendo anche il parere preventivo della ASL emesso il 23 novembre 2020, spiegano dalla struttura. L'iniziativa imprenditoriale è di Alessandro Santilli, che insieme ad altri 6 imprenditori del settore delle onoranze funebri ha voluto mettere a disposizione del territorio peligno, in particolare del suo capoluogo, un servizio specifico in un momento di grave difficoltà che ha creato al centro Abruzzo non pochi problemi, sia economici che sanitari. La struttura dispone, oltre all'esposizione della sala, anche di celle frigorifere per la conservazione della stessa per lunghi periodi, di una sala per autopsia, di ambienti distinti, spogliatoi e servizi igienici. Un progetto posto in essere, come detto, in zona residenziale, che ha fatto subito scattare tutte le reazioni e le verifiche del caso. Una lettera di sfida, indirizzata al sindaco Anna Maria Casini, è arrivata in queste ore sul tavolo del comune da parte del condominio Cimarani di Via Verdi, che si trova in altra zona della città, ma non molto distante.
Chiedo a codesto ente le ragioni legali sussistenti all'autorizzazione della casa funeraria, in ragione del fatto che, a mia conoscenza, l'attività espletata è regolata da una serie di prescrizioni, distanze non compatibili con quanto intrapreso, anche sulla scorta di apposita delibera consiliare adottata dal comune di Sulmona, osserva l'amministratore del condominio Gianluca Tomassini, che aggiunge: nelle more di dar seguito agli atti formali, riporto a nome di tutti i condomini la richiesta di astenersi dall'assumere qualsiasi determinazione e comportamento a danno del condominio, manifestando i sentimenti di perplessità e contrarietà espressi dagli stessi residenti nella zona interessata. Dalla casa funeraria fanno sapere che la struttura è autonoma, la legge regionale non vieta l'insediamento nelle vicinanze delle abitazioni. Non abbiamo realizzato questo progetto dalla sera alla mattina, concludono gli imprenditori, fermo restando che le stanze dei cittadini vanno comunque prese in considerazione. E ora con la prima parte di Onda Rigi ci dobbiamo fermare, ma torniamo tra poco con le nostre notizie. Se volete dormire bene, siete nel posto giusto. Semiflex produce qualsiasi tipo di materasso artigianale su misura. Se hai un vecchio divano o una poltrona o una sedia da ristrutturare, Semiflex effettua lavori di tappezzeria per dare nuova vita ai tuoi ambienti. Inoltre realizza letti contenitori e letti somiere. Il segreto è la grande professionalità, l'alta qualità dei materiali utilizzati e le tecniche artigianali tramandate di generazione in generazione. Visita la pagina Facebook Semiflex Trinetti per vedere tutte le nostre lavorazioni. Semiflex, la naturale evoluzione di un lavoro artigianale. Zona industriale Raiano. Soluzioni a portata di casa. Angelo Tendaggi. Tende da sole arquati e para a Tempotest. Pergotende arquati e Gibus. Zanzariere delle migliori marche. Vivi in tutta libertà i tuoi spazi esterni. Rivoluziona il modo di abitare e goditi soluzioni ad hoc, personalizzate e funzionali. Disegna il tuo giardino e terrazzo con gazebo in legno e alluminio. Tende da sole belle e resistenti, realizzate con materiali di qualità. Con Angelo Tendaggi puoi accedere alla detrazione fiscale al 50%. Sulle tende da sole, in via Gennaro Sardi 30, a Sulmona. Angelo Tendaggi, praticità e relax. Non sarò mai uno di quei rischi, mi vedi e lo capisci, stare con me ti sembra. Se sei alla ricerca di una soluzione compatta per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, la nostra nuova Vitodens 200 è quello che fa per te. Di dimensioni compatte, è perfetta per gli appartamenti e le case di oggi. Vitodens è un sistema di riscaldamento costruito per durare. Il nostro scambiatore di calore è realizzato in acciaio inossidabile e resistente a qualsiasi liquido e ha un'efficienza fino al 98% dell'energia prodotta. Richiedi un preventivo al partner per l'efficienza energetica Viessmann, Termoedil SNC, Fratelli Malvestuto di Sulmona. Prova il comfort e la tecnologia Viessmann. Da Termoedil, caldaie a condensazione a partire da €990, con sconto in fattura del 50% o del 65%. Richiedi un preventivo. Lavorare con passione. E questo è il nostro segreto. LPG Legno, dal 1997, realizza tetti, tettoie, gazebo, casette e garage in legno di alta qualità. Pali a recinzioni in pino impregnato e castagno. Case residenziali antisismiche, dall'ideazione alla posa in opera. Alla LPG Legno, le tecniche più all'avanguardia e le lavorazioni artigianali ci aiutano a raggiungere l'eccellenza. Contattaci per costruzioni civili e industriali. Per le pubbliche amministrazioni siamo sul MEPA. LPG è centro lavorativo. Legno autorizzato. Progettazione e stabilimento a Raiano, zona industriale. 347 588 7107. LPG Legno, la tradizione artigiana incontra l'innovazione quotidiana.
ai supermercati Tigre di Raiano e Pratola. Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi, 13,50 euro al chilo. Latte parzialmente scremato Granarolo 1 litro, 69 centesimi. Pasta La Molisana 500 grammi, 68 centesimi. Sao Caffè Gusto Intenso 250 grammi, 99 centesimi. Olio extravergine De Santis 1 litro, 3,98 euro. Ciliegia Italia 6,99 euro al chilo. Birra Peroni 66 centilitri, 89 centesimi. Lombatine di suino 4,99 euro al chilo. Punto vendita di Raiano orario continuato e domenica aperto ore 9.13. Supermercati Tigre, Raiano, strada statale 5 e Pratola Peligna, via Valle Madonna 51. Cerchi un professionista nella pulizia e nel montaggio di camini, stufe e canne fumarie? Una buonasera, sono uno spazzacamino neri. Vuoi affidabilità, puntualità e la certezza di un lavoro ben fatto? Allora cerchi Neri, lo spazzacamino della Valle Peligna. Per il montaggio e la pulizia di stufe a legna e pellet, camini di ogni tipo, canne fumarie industriali e civili, affidati a Neri, lo spazzacamino della Valle Peligna. Neri ti aspetta a Raiano, via Luca della Robbia 13, telefono 347 06 21 087. Il cibo non è solo nutrimento, ma anche identità, tradizione, territorio. Valori a te cari che danno più gusto alla tua giornata e che trovi nei prodotti Terra Antica. Latte alta qualità, olio, formaggi freschi e stagionati, tutti ingredienti semplici e genuini provenienti dalle terre abruzzesi. La cooperativa Terra Antica tutela i sapori autentici della tradizione perché tu possa portarli a tavola e condividerli con i tuoi cari. Latte, olio, formaggi freschi e stagionati delle terre d'Abruzzo. Metti in tavola solo ciò di cui ti fidi. Terra Antica, alta qualità, a chilometro zero. Seconda parte di Onda dei Giri, partiamo dalla cronaca giudiziaria. Le moleste continuate, le minacce gravi alla sua ex, a processo un 48enne del posto. Ma sentiamo i particolari nel nostro servizio. Moleste continuate, minacce gravi. Dovrà rispondere di questi reati un 48enne del posto che ieri è dovuto comparire davanti al giudice monocratico del Tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio, per la prima udienza del processo penale a suo carico che si è aperta ai soli fini del rinvio. La vicenda giudiziaria riguarda due ex conviventi, comincia nel 2013 quando l'uomo viene raggiunto dal provvedimento dell'ammonimento da parte del questore dell'Aquila in ordine al reato di stalking, una linea che la questura adottò a seguito dell'inchiesta aperta dai carabinieri della stazione di Corfinio che avevano raccolto la denuncia della vittima per i continui atti persecutori dentro le mura domestiche. La relazione finisce, i due si separano, ma nel 2018 l'imputato avrebbe reiterato la sua condotta quando la sua ex decise di pignorare alcuni oggetti di casa dopo che il 43enne si sarebbe sottratto agli obblighi del mantenimento. Secondo l'accusa sarebbero partite delle
le minacce gravi, perpetrate anche tramite messaggi, dei toni forti e crudi, del tipo «io ti stendo, ti accoppo, ti faccio male». La donna a quel punto chiese aiuto alla polizia. Le nuove indagini furono condotte dalla squadra anticrimine del commissariato di pubblica sicurezza di Sulmona. L'attività investigativa portò a rinvio a giudizio dell'uomo non per stalking, decise la procura, ma per continuazione di molestie e minacce gravi, due reati pesanti ai quali il 48enne ora dovrà rispondere. Morti per o con il Covid, domani la nobile iniziativa del Lions Club di Sulmona, un albero ma anche una cerimonia per ricordare tutte le vittime del coronavirus. Sentiamo nel nostro servizio. Un doveroso ricordo per le vittime del Covid-19. Si svolgerà domani, giovedì 20 maggio, una sobria celebrazione in suffragio di quanti hanno perso la vita in città per le conseguenze del contagio da coronavirus. La nobile iniziativa è del Lions Club di Sulmona, presieduto da Gianfranco Santarelli, che ha messo a dimora una pianta di ulivo nei pressi della rotatoria di San Panfilo per lasciare un segno tangibile in memoria delle vittime Covid. L'albero sarà inaugurato, come detto, nella giornata di domani con una ristretta cerimonia che sarà accompagnata dalla preghiera, ovvero un momento di riflessione presieduto dal vescovo diocesano Monsignor Michele Fusco. Il rito si svolgerà all'interno della Basilica Cattedrale di San Panfilo, compatibilmente con la capienza consentita e le misure in atto per il contenimento del contagio. Il momento di preghiera è dedicato prevalentemente alle vittime del Covid, per cui Lions invita i familiari, almeno un congiunto a famiglia, a prendere parte alla celebrazione. Sono 87 le vittime Covid del centro Abruzzo dall'inizio dell'emergenza, di queste 72 fanno riferimento alla Valle Peligna, una cinquantina a Sulmona. Con il simbolico gesto si cercherà di ricordarle un po' tutte. Ora ci spostiamo a Popoli perché il restauro della statua di San Bonifacio è stato finanziato da Rotary Club, che tenuto Trigilione Servizio. Il Rotary Club di Sulmona quest'anno, presidente Sandro Poglia, ha avviato 3 restauri. In occasione della festa di San Bonifacio, santo patrono di Popoli, è stata riconsegnata, dopo un restauro finanziato dal Rotary Club di Sulmona, la statua di San Bonifacio. In chiesa si è tenuta la cerimonia con la presentazione dei lavori di restauro condotti in collaborazione con la sovrintendenza. Sono intervenuti Don Oliviero Liberatore, direttore dell'Ufficio Diocesano dei Beni Culturali, il restauratore Paolo Cui, che ha curato l'intervento, e Sandro Foglia, presidente del Rotary Club di Sulmona. Ma l'impegno del Rotary a sostegno dell'arte continua. Sono previsti altri 2 restauri, con interventi sul portone della Chiesa della Santissima Trinità di Popoli e sulla fontana settecentesca di Piazza dell'Annunziata a Sulmona. Intanto a Sulmona si torna a teatro, riapre il Maria Caniglia con un occhio particolare verso gli studenti, tra palco e banchi, verrebbe da dire, sentiamo nel nostro servizio. Dopo il lungo stop della pandemia, si rialza il sipario del Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona, nel vero senso della parola. Appuntamento sabato 12 giugno 2021 alle ore 18:30 per lo spettacolo Le leggi della gravità, il primo in presenza di pubblico, una produzione di Effimera SRL. Durante l'allestimento dello spettacolo, che durerà una decina di giorni, ci sarà l'occasione di coinvolgere anche giovani del territorio. Gabriele Lavia, che firma la regia, incontrerà a teatro alcune classi provenienti dagli istituti scolastici del comprensorio. Con loro dialogherà sul ruolo del teatro nella formazione della società del domani. A un numero limitato di allievi attori e appartenenti alle associazioni teatrali del territorio, sarà inoltre consentito di poter assistere alle prove. In vista di questa prima nazionale, la sala potrebbe essere aperta, secondo le misure anti-Covid, a circa 200 spettatori. Sognavamo una grande riapertura per il nostro teatro, l'abbiamo attesa, per mille volte reinventata, finalmente conquistata. Adesso non vediamo l'ora di accogliervi in sala, dichiara Patrizio Maria D'Artista, direttore artistico della stagione di prosa del Teatro Maria Caniglia di Sulmona. Lo stesso D'Artista aggiunge che la presenza in città di Gabriele Lavia, uno dei grandi maestri del teatro italiano, rappresenta un valore aggiunto di grande pregio in questo appuntamento così importante per la comunità. Partecipare oggi vuol dire dare il proprio contributo alla costruzione di un futuro possibile. Ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia.
Pecore, pastori, usanze e tradizioni. Centro Abruzzo è ancora protagonista a livello nazionale su piccolo schermo. Domenica prossima, 23 maggio alle 12.20, con il programma Linea Verde condotto da Beppe Convertini, le telecamere RAI tornano nel centro Abruzzo. Dopo il recente passaggio del Giro d'Italia e domenica scorsa, 16 maggio, della tappa di montagna Castel di Sangro Campo Felice, dal Parco Nazionale d'Abruzzo al Parco Regionale Sirente Velino, attraversando la Valle del Sagittario che fa da cerniera, le telecamere e il drone della RAI centreranno i loro obiettivi di nuovo nella Valle del Sagittario tra Scanno e Sulmona. I pastori e le pecore saranno i protagonisti con Nunzio Marcelli, il professore pastore che ormai da 40 anni, dalla tesi nel corso di laurea in economia alla gestione della cooperativa La Porta dei Parchi di Anversa degli Abruzzi, svolge la sua missione nella pastorizia, conservando le radici culturali, proiettandole nel futuro. Amici di Linea Verde, vi aspettiamo domenica 23 maggio su Rai 1 per un viaggio nell'Abruzzo. Nella riserva regionale Oasi WWF Gole del Sagittario, un luogo magico e suggestivo, attraversato da viaggiatori, santi e grandi fotografi come Cartier-Bresson, rivendicato dai briganti, ma anche decantato da grandi poeti come Gabriele D'Annunzio. È proprio nelle gole formate nei millenni dal fiume Sagittario che io e Ingrid ci uniremo alla transumanza turistica della mandria di Nunzio Marcelli. Questa sarà l'occasione per capire da vari punti di vista cosa ha rappresentato e continua a rappresentare un rituale antico e mutato come quello del cammino, che ogni anno i pastori compiono in armonia con pecore e capre, lungo le gole e sugli alti pascoli. Un viaggio davvero speciale in una regione unica al mondo, l'Abruzzo. Vi aspettiamo domenica a Linea Verde alle 12.20 su Rai 1. Non mancheranno momenti di riflessione e di sorprese, con il coinvolgimento di autentici attori locali in ambito culturale e artistico. Tutto da scoprire nell'appuntamento di domenica. Evviva l'Abruzzo! Domenica Linea Verde su Rai 1! Ti aspettiamo! Cardilla, Roma, Osa, Pizzichil, non me lo puoi negare! Evviva l'Abruzzo! E tutte le pecore! Anche! Dalla tradizione rurale, ora con Gaetano Trigilio, passiamo invece alla moda green. Dal 25 al 28 novembre a Lingotto il tema portante sarà la moda amica del pianeta, allestimenti green, sfilata masterclass, fashion lab e tanto altro. In questi giorni si sta parlando tanto della ripartenza del mondo della moda e sulla scia dei più grandi eventi del mondo come la Fashion Week di Milano, Parigi, New York e Pitti di Firenze, anche Torino annuncia il suo appuntamento internazionale. Infatti dal 25 al 28 novembre il Lingotto ospiterà la seconda edizione di HOS, History of the Style. L'evento Fashion sarà in segno di green e delle energie rinnovabili, sposando una filosofia amica del pianeta. Obiettivo è lanciare un forte messaggio verso una moda sostenibile. Nelle passerelle si alterneranno grandi firme accanto a nuovi brand e new design. Nelle quattro giornate saranno ben 24 le maison a sfilare, partendo dal primo pomeriggio fino alla prima serata. Saranno allestiti circa 9.000 metri quadri di padiglione principale della struttura con diversi punti per le sfilate, ma anche ambientazioni a tema green dedicate a blogger, influencer, celebrity. In programma anche Masterclass Fashion Lab e Meeting con Buyer. HOS parlerà ancora di futuro con un pianeta più pulito, dove in tutti i settori di produzione si favoriscono le energie rinnovabili e quelle dell'ecosostenibile e automotive, dei food, ma anche di tutto ciò che è moda, cinema e televisione. L'evento è organizzato da HOS Group di Domenico Barbano, Mirella Rocca, in collaborazione con Lingotto, Fiere e con alto patrocinio di Assomodo Commercio e Comune di Torino, della Regione del Piemonte. L'edizione artistica è affidata a Bros Group Italia.
Siamo davvero orgogliosi di costruire anche a Torino un polo che possa ospitare la moda, che conta a livello nazionale ed internazionale. Da questo anno, inoltre, OAS inaugurerà un percorso di comunicazione fortemente a sfondo green, un grande impegno per fare del bene alla nostra città e al nostro pianeta e alle future generazioni per le quali ci auguriamo di avere il supporto di tutti coloro che vorranno partecipare, dichiara questo Domenico Barbano. Torino è una città bellissima e ha tanto da dire anche nella moda dell'immagine. Ci sono tanti giovani design che cercano un vero e proprio trampolino di lancio per la loro creatività e per costruirsi un futuro professionale. Così racconta Mirella Rocca. Prima di chiudere io vi ricordo, anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.onda.tv per essere aggiornati su tutte le notizie. Alle 21 diario di bordo con un ospite d'eccezione, Fabio Di Orio, sulmonese del TG2. Davvero tutto per questa edizione. Grazie per aver scelto Onda Rigi, che come di consueto torna domani. A tutti una buona serata.